Questo video è sponsorizzato dal Milano Reptiles Meeting, la mostra scambio internazionale di rettili, anfibi, insetti e piccoli mammiferi. Vi aspettiamo domenica 20 gennaio 2019 al Pala Yamamai di Busto Arsizio, in provincia di Varese, con un ospite molto speciale. Per la prima volta in una fiera di rettili italiana, Brian Barcek. Hey, good morning everybody and welcome to the vlog. Sì. Proprio lui. 11 giga ci sarà, Brian Barcek ci sarà, e tu cosa fai? Non vieni? Al Milano Reptiles Meeting di Busto Arsizio in provincia di Varese, domenica 20 gennaio. Ok, diciamo che non abbiamo buone notizie per Hope. Come vedete c'è qualcosa che non va. Ok, è passata circa una settimana, più in realtà di una settimana, dall'ultima volta che siamo andati dal veterinario. In realtà, come avete visto, le cose per Hope non sono migliorate, anzi sono peggiorate velocemente. Inizialmente stava bene, poi tutto è cambiato ed è peggiorato. Quindi oggi ritorniamo e cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, sperando di capirlo. A questo punto magari qualcuno di voi potrebbe dire, sì ok, però... sei arrivato fino a questo punto, se la tartaruga non sta bene, non si può salvare, non può migliorare e continua a stare peggio, perché continuare a rompere le scatole con il portarla dal veterinario e spendere soldi eccetera eccetera? Non ci riesco, non ci sono riuscito quando l'ho vista stare malissimo in negozio e non ci riesco nemmeno adesso. Non voglio annoiarvi con dei video stupidi o del cavolo, però... ovviamente, come con qualsiasi altro animale, così specialmente con Hope, l'ho presa ovviamente a cuore. Ed è ovviamente la mia tartarughina. Ed è parte ovviamente di 11 giga. E quindi per me è semplicemente normale. Normale, non c'è nient'altro. È passata più di una settimana, circa una settimana e mezza da quando l'abbiamo portata. Il primo video, nel caso, così come tutti gli altri video, li trovate all'interno della descrizione. Inizialmente il primo giorno, i primi due giorni, sembrava essersi ripresa, sembrava che i sintomi della polmonite fossero totalmente passati, però di punto in bianco poi all'incirca a metà settimana le cose sono peggiorate. Ci sono stati dei giorni in cui metteva davvero ansia vederla stare così, si sentivano dei sibili uscire dalla sua bocca, poi le cose passavano e sembrava quindi stare bene, e poi ritornavano e quindi non sembrava più stare bene. Il problema è che oggi siamo arrivati ad un punto in cui non è più possibile aspettare, abbiamo provato ad aspettare, non è più possibile farlo ora. A questo punto che si salverà, diciamo che inizia a diventare davvero difficile da poter credere, ma noi ovviamente non molliamo e amiamo gli animali. E proprio così, siamo entrati, siamo usciti, cosa estremamente veloce, abbiamo fatto la seconda punturina di antibiotico a Hope, che questa volta sembra essersi ripresa. È saltato fuori che in realtà la parte che sembrava attaccata al mento, al collo, era sostanzialmente un piccolo pezzo di pelle che probabilmente si era staccato ed era rimasto attaccato. Siamo riusciti a toglierlo senza troppi problemi, ora incrociamo le dita e vediamo se si riesce a riprendere. Sto letteralmente correndo il più possibile per far sì di riportare Hope al caldo a casa il prima possibile. Ovviamente speriamo che con questa nuova punturina
possa stare al meglio. Se anche questa volta non starà bene, entro una settimana dovremo passare a qualche antibiotico. Ma ce la faremo, ce la faremo.